strage del 27 maggio del 1993 in via dei Gergofidi, nel cuore della città di Firenze, esplose un fiorino imbottito di esplosivo, prevalentemente a base di tritolo, 250 kg. Abbiamo sentito esplodere le finestre e i vetri e siamo stati sommersi da schegge minute. Quando mio marito ha sentito questa onda d'urto, diciamo, mi ha detto copriti, copriti. A me i vetri mi sono andati tutti in testa e sulle braccia e sulle gambe. Mi sembra di essere a Beirut, sono andato a cercare immediatamente mio figlio e lui appena mi ha risposto ovviamente mi sono sentito tranquillizzato. Questa è stata ricostruita. All'ultimo piano della Torre del Pulci, proprio qui sopra dove ci troviamo adesso noi e davanti a dove era stato collocato il fiorino, abitava la famiglia Nencioni. E quindi è iniziata un'azione febbrile di scavo con le mani. Andando più avanti è cominciato ad apparire il carrettino di Nadia, i libri e poi abbiamo trovato purtroppo le quattro persone. Mia figlia insieme al suo fidanzato erano in via dei Gergofili al numero 3, al terzo piano. Vivevano lì in quanto studenti di architettura a Firenze, preparavano degli esami e stavano studiando. Dario era appunto a studiare per portare avanti alla finestra. Sì, praticamente era alla finestra, o perlomeno nelle vicinanze della finestra. E quindi lui è stato investito completamente dall'onda d'urto e dalle fiamme conseguenti all'esplosione della bomba che era stata posizionata dentro il fiorino. Grande il dolore che ha provato di fronte a quel ragazzo che è bruciato vivo sotto i suoi occhi. Lei dice, ho cercato di prenderlo per le mani e tirarlo via, ma mi sono rimaste le carni in mano, tant'è vero che aveva delle bruciature. C'era stata una segnalazione della guardia giurata che era in servizio agli Uffizi che in un primo momento aveva detto che lui aveva visto una croce di fuoco. Scoprita la quinta vittima, Dario Capolicchio, 22 anni. E lì per terra hanno trovato il corpo ormai completamente carbonizzato del ragazzo.